Ciao ragazze, oggi super ricettina vi faccio vedere come faccio la quinoa a modo mio. Cioè, io la faccio in tanti modi, 300.000 modi veramente diversi, però questo è il mio modo, la quinoa alla Carlita, che veramente faccio da tanti anni, ma da tanto 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 tempo e non avevo mai avuto il tempo di girarvi questo video. Adesso finalmente ce la faccio, quindi è veramente super semplice, soprattutto se come me avete già pronti questi qua. Oddio, faccio un macello. Questi qua che la mia mamma mi ha già preparato sapientemente. Sono praticamente i broccoli, quelli classici. Sono stati scaldati, insomma, così. E abbiamo preparato anche già la quinoa. Per guardare come abbiamo preparato la quinoa, vi invito a guardare i video che abbiamo fatto delle polpettine di quinoa, dove abbiamo fatto vedere io e Pachito. È molto molto semplice comunque come prepararla. Ed eccola qua, la quinoa che praticamente è già è cotta. Quindi adesso se avete questi due elementi è super semplice. E mi raccomando, ragazze, questo è il mio canale di cucina, quindi se ancora non siete iscritte, iscrivetevi anche a questo canale. Dai, facciamo la quinoa alla Carlita. Eccola qua, super padellona. E qua, ragazze, vado a tagliare questi qua, i pomodori secchi, che io ho messo già un po' qua a rinvenire in un po' di acqua calda, di modo che ritornano un po' più morbidi. Li tagliuzzo a pezzettini. Questi qua, ragazze, io li vado a tagliare a diciamo striscioline, come potete vedere. Li lascio belli grossolani. Lo sapete che i pomodori secchi fanno tanto tanto bene, veramente io li adoro tanto. In questa ricetta non sono indispensabili, quindi se non li avete non li mettete, però io ve li consiglio, io li uso spesso nelle varie ricettine perché danno un bel sapore e fanno tanto tanto bene. Vabbè, l'alternativa si possono mettere i pomodori. Nancy, da dove sei sfogata? Adesso facciamo vedere anche Nancy che farà l'assaggio. Sì, dicevo, un'alternativa se non trovate i pomodori secchi, potete usare i pomodorini piccolini che magari Come? vi Anche fanno un perché sugo no? esagerato, però danno un tocco più di sapore. Ok, adesso qua accendiamo sotto il fuoco. Fuoco! Ok, ragazze, ci vado a mettere. Oh, vabbè, io faccio così di solito. Io faccio in questo modo, ragazzi. Io verso tutto insieme, cioè praticamente i broccoli che sono stati scaldati. Vedete? Li metto qua dentro. Quindi non fanno, non li fai soffriggere, quindi No, per di fare una solito cottura più no, faccio leggera. più leggero, anche perché è un piatto così saporito. Però soltanto che riduco un po' più piccolini questi broccoli, che se no sono troppo grandi. Questo è un piatto, ragazze, ricco di proteine, vitamine, c'ha tutto, perché come sapete la quinoa è anche molto proteica. E cosa bella, ragazze, la possono mangiare anche i celiaci, quindi chi è tollerante al glutine. Quindi ottimo, è veramente fantastico come alimento. I broccoli fanno super super bene, quindi veramente un piatto completo. Vegetariano e vegano. Vegetariano, vegano, per i celiaci, è Wow. fantasmagorico. A questo punto ci aggiungo la quinoa, io ne faccio abbondante perché abbiamo molta fame e Non quindi badate alle nostre alle porzioni, nostre sono molto porzioni, abbondanti. però vi consiglio comunque di mettere in parti uguali quinoa e broccoli, insomma, di non eccedere né con uno né con l'altro, in modo che viene più bilanciato. Sul blog qualche altra informazione sugli ingredienti, suggerimenti Sì, su sì. come fare le modifiche, insomma così. Adesso vedete, sono in proporzione bene o male uguale, poi dipende dai vostri gusti. Se vi piacciono più piccolini i broccoletti, li fate un po' più piccolini in base alle Mi piacciono vostre. piccoli piccoli. No, piccoli piccoli te ne hai, mi Sì, sfastidio. piccoli piccoli. Me li tagliano il piatto, allora mi Bra. piacciono piccoli piccoli. No, piccoli piccoli no, Nancy, dai, un Sì, ambiente sì. intermedia. Va bene, ecco qua, l'ho fatto un po' più piccoli, va bene? Anche i nostri pomodori secchi che abbiamo preparato prima, vi faccio vedere che vi mangiate, che squisitezza vi mangiate, leggero, sano, buonissimo. Potete mangiarlo sia freddo che caldo, come preferite. Adesso, se li vedete che sono un po' secchi, quindi dovete cuocerlo un altro po', in mezzo bicchiere d'acqua calda, io ci metto questo qua,
un cucchiaino di dado granulare bio. Io non uso il dado, quello là classico che si vende al supermercato, insomma non mi piace fare il nome, però non lo uso perché è ricco di glutammato che è molto dannoso. Questo è un dado completamente naturale ed è biologico, quindi è buonissimo. Poi se voi volete, dato che Paghito è tutto fare, lui fa anche il video proprio del dado, se lo volete ve lo farà, di come fare il dado fatto in casa, perché lui fa appunto il dado fatto in casa, quindi se volete vi farà il video. In questo mezzo bicchiere di acqua calda ci metto, oltre ci sciolgo oltre al dado, anche un cucchiaino di curcuma. La curcuma è un antibiotico, un antibatterico, antinfiammatorio naturale, antitumorale, anticancerogeno, è veramente ottimo e poi dà un bel sapore, rende tutto più colorato, quindi a me piace. Se non l'avete potete anche mettere il curry, ragazze, perché il curry anche contiene curcuma e una paprika dolce. Sì, la paprika non la mettiamo, perché sta là. Sì, sì. Molte spezie, aiuto. Sì, sì, sono tutte là, tutte le spezie che dobbiamo mettere. Quindi adesso faccio semplicemente così perché ce l'ho sciolto, avrei potuto anche aggiungerlo dentro. Quindi adesso questo mezzo bicchiere copriamo un attimo, Nancy, col coperchio e lasciamo proprio, ragazze, giusto 5 minuti esatti, proprio per far amalgamare tutto, che già è tutto cotto. A fra poco. Ecco qua. Giriamo, ragazzi, vedete che è quasi fatto. Avete visto che ancora non ho aggiunto l'olio, perché mi piace sentirlo crudo e averlo a crudo è molto più sano e salutare. Quindi a questo punto andiamo a mettere un po' di sale rosa, eccolo qua, sale rosa dell'Himalaya, che mi piace tantissimo, sapete che uso sempre questo qua. Ok, poi ci vado a mettere un bel filo d'olio extravergine d'oliva. Adesso così è molto più leggera la cottura, non è soffritto, quindi è un piatto anche molto dietetico. Poi l'olio a crudo fa bene, quindi veramente buonissimo, fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, l'olio extravergine d'oliva, quindi un bel filo d'olio. Ok, erba cipollina bio, paprika dolce bio, questo è un super tocco, una mia invenzione, mandorle a scagliette che io compro già così al negozio biologico, ma le vende anche Lidl, se vi ricordate, facemmo il video, oppure le potete anche voi ridurre così, ne metto qualcuna dentro e adesso vi faccio vedere, poi nell'impiattamento ne metto qualcun'altra. Pronti, okay. Pronti per impiattare, Nancy! Evviva! Lo sistemo così, no? Come una specie di cupoletta. Anche l'impiattamento è importantissimo, vero Nancy? Sì, sì. E lei aspetta con la bava, questo si verifica ogni giorno a casa nostra. Ok, poi ci metto un po' di paprika tutto spolverizzato così sopra. Che dolce, buonissimo. Se no è troppo piccante. Sì, ma poi metto pure il peperoncino. No, a me no. Ah, inizio con queste cose. Sì, perché va troppo bene forte, il peperoncino. No, no. Di questo gommaccio bio, che è buonissimo e anche dà tanto tanto sapore, mix di sesamo e spezie, altre mandorline che cadono così, mamma mia, piovono e che vi mangiate, ragazze, che vi mangiate, hanno quella croccantezza al piatto e per finire ancora salsa, wow. Teriyaki bio, scoperta da Nancy e Carly. Questa è salsa teriyaki che, a differenza di tutte le altre, non contiene zucchero, è super naturale e biologica. Agitiamo un po', già ve l'abbiamo fatta vedere nel video del sushi, vero? Sì, sì, è sempre quella. E la mettiamo così sopra, mamma mia com'è buona. Vabbè, molto abbondante. Io poi abbondo, yeah. Ecco qua. E io mi metto anche un po' di peperoncino. Nancy no, non capisce nulla. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Potete aggiungere anche la salsa di soia, se vi piace. Se vi piace anche la salsa di soia,
Anche va bene, magari se non avete la teriyaki oppure l'aggiungete un po' per dare sapore. Maro, guardate che squisitezza. C'è un piatto spettacolo, dite la verità ragazze. È troppo bellissimo. Ecco qua, Nancy, mamma mia. Guarda che squisitezza, ti faccio mangiare. Nancy, sei contenta? Via, mangia, fai la prova dell'assaggio. Così le ragazze vedo, anche se tu la mangi sempre, la faccio spessissimo. E ti piace? Un sacco. Un bel piattone poi, eh? Però è un piatto buonissimo, proprio veramente completo, sazio, buono. Croccantino. Poi se la sentite tipo insipida, insomma che manca di sale, potete aggiungere un po' di salsa di soia, sì. Anche fredda nel piatto, perché questo è un piatto che anche freddo è buono. Sì, buono buono. Dai, vi mandiamo un bacio grande ragazze, mi raccomando, se la fate fatecelo sapere, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e lasciateci un commentino. Ciao, un bacio. Ciao. Ciao.